Dai, andiamo. Ehi, calma. Signor Fry, confido che abbiate avuto un incontro produttivo con il signor Owen. Oh, sì. Abbiamo avuto una piacevole chiacchierata. Ho scoperto che dietro all'elisir lenitivo di Starrick c'è John Elliotson. Il dottor Elliotson? Non sentivo quel nome da molto tempo. Era un brillante cardiologo, finché non è divenuto ossessionato dalla frenologia e dal mesmerismo. Una carriera rovinata. Bene, come procediamo? Con tutto il rispetto, signor Darwin, ma devo continuare da solo. Dopotutto, meglio non attirare troppe attenzioni. Mi sembra molto saggio. A presto, amico! Oh, signor Fry, se doveste trovare un po' di tempo libero, vi prego, venite da me.
di andarsene, ma non può uscire senza la chiave. Ho sentito. Cosa diavolo è stato? Dove troverò il dottore? Come avete potuto notare, a volte applicando un'eccessiva pressione si va incontro a risultati inattesi. Purtroppo l'organo si è rovinato. Portatemi un cadavere. Subito, dottor Elliotson. Huh?
Non mi importano i tuoi principi, e ancor meno i tuoi dannati pazienti. Ora dammi le chiavi. Che cosa fai? Non hai sentito? Ti licenzio. Ora vattene. Ehi, tu! Che succede? Vi prego, aiuto. Devo parlare subito con Miss Nightingale. Un bruto mi ha preso la chiave e non c'è nessuno qui. Non posso uscire. La chiave, eh? State ferma lì. Forse so come aiutarvi. Oh, bene. Grazie, signore. Beh, sapete dove trovarmi, signore. Andate, signore. Vi aspetto qui. Vi ringrazio, signore. Informerò Miss Nightingale che non intendo più lavorare in questo manicomio.
Ma tutto bene? All the freedom of being unseen! The invisibility tonic worked flawlessly! At last I'm free to do it! Lay diddle diddle, the cat and the fiddle. My bonnie lies over the... Mi aspettavo! Così è finita. Eppure penso al nuovo inizio. Un futuro migliore, scaturito dal sangue dei visionari. Io vedo solamente il sangue di un pazzo. Credi davvero che uccidere un vecchio fermerà il grande architetto del mondo? Crawford Starrick ha piani gloriosi per l'umanità. I piani possono essere cambiati. Sei un bambino. Un bambino che crede ancora di poter raddrizzare il mondo a colpi di spada. Non hai mai pensato alle conseguenze delle tue azioni, Jacob Fry? O da tuo padre non hai appreso nulla? Please, have mercy! There's no need to take it further! Don't hurt!